Cari colleghi, a nostra assemblea e al Consiglio esecutivo contano due deputati noi. Permettetemi di salutare l'elezione di Paul-André Colombani e di Jean-Félix Accoyer per l'amicizia a Claudio Perelli, per l'impegno che sarà usuio a fianco a noi. Voglio felicità di cuore Paul-André e Jean-Félix. Michele Castellani, anziano consigliere all'Assemblea di Corsica, è stato anche lui eletto deputato di Corsica. Metterà, ne sono sicuro, tutta la sua esperienza dell'eletto municipale e territoriale in una nostra andatura collettiva. Jean-Jacques Ferrara poserà anche lui nei banchi dell'Assemblea nazionale francese, o Veligidedio, per la sua elezione e saluto di noi i candidati che non hanno mica vinto all'elezione. I prossimi giorni invieremo i quattro deputati a contrastare della situazione politica dell'isola e della nostra posizione di veto agli indiochi maio che ci aspettano. Pur per ciò che tocca alla legge generale, ci volerà di vendere la nostra visione di Corsica, la legge antiterrorismo, la riforma di codice di lavoro, il piano di formazione di 15 miliardi, sotto tanti cartolari maio per il nostro paese. In quanto alle nostre domande specifiche, è stata annunciata una revisione costituzionale a rientrata per via di a legge non ta moralizzazione della vita pubblica. Ci vediamo un'opportunità di poi inserire una disposizione per la Corsica in la Costituzione, come l'ha domandata la nostra Assemblea nel 2014. Vi ne ricordate? Senza aspettare questo appuntamento, abbiamo già domandato ai nostri deputati da adoperare il suo diritto di visita e prigione. Tutti i rapporti internazionali descrivono una situazione più che pessima al piano sanitario e al piano sociale. L'avvicinamento di prigionieri promesso e annunciato dall'anziano presidente della Repubblica Hollande non è ancora fatto. Mi pare dunque di primura di tornare a domandarlo con forza. Al di là di questa manacco governamentale e di questa questione di diritto, domandiamo di modo solenne ai noi responsabili di Francia di bia in conto a domanda forte di cambiamento di corsi. La nuetta in 2015, certi hanno pensato che era un sbaglio. L'hanno ripetuta questo mese. Un nemico un sbaglio, ma una strada nuova. La montastrada. Le elezioni legislative hanno portato un cambiamento maggiore nella nostra vita politica. Per via di dimensione sociale, generazionale e antropologiche, di un messaggio mandato dai corsi, non si tratta mica di degagismo, parole come il garbadanto, né in francese né in corso, né in radio, ma per conto nostro di la traduzione di un cambiamento profondo della società corsa. Un mondo d'eri si affonda, un mondo nuovo l'abbiamo da costruire, tutti insieme. Dicendo per odio a sobrama di libertà individuale e collettiva, i corsi hanno vissuto un mercato una rompitura maggiore. Hanno detto che le funzioni politiche avviano a essere aperte a tutte e a tutti. È un vero New Deal democratico per la nostra isola. Lo spazio pubblico è di tutti. I mandati elettorali non sono più trasmessi di leva in puleva come l'abbiamo vissuto crede, sente e vede. Pari un'evidenza è, come l'ha scritto nettamente un autore francese, dare da a ogni evidenza c'è un sistema. Erano cose chiare con ci volia combattere a sciambuttà perché piattano un certo ordine sociale e societale. Era come una sicurezza, questa protezione data dai gabbi partiti ai suoi, era l'ordine di un naturale, lontano da un dibattito di idee politiche. Era così di poi sempre. Ai da continuare a vederlo. I corsi hanno altri sogni e hanno fatto un'altra scelta. Le generazioni odinche non spertano più il vandalismo d'eri. Di poi Milani si ripetia quella infrasata intesa quando è morto il conte Arrigo Belmessere, Corsica non era mai bene. In tempo di genovesi, baccalà per Corsica era fermato proverbio. Anche la nostra letteratura detta di l'abbandono sarà compiaciuta in un lagno di un vecchio mulino e di sta roda con gira più, ma è finita. E generazioni d'odie non credono più che a Corsica non avrà mai va. A Corsica è un paese ricco, ricco di osambio,
ricco di asoiente, ricco d'ambizione di nous. Credono i giovani in eso capacità di creare, di inventare, di sviluppare le idee, di dar fiato ai suoi progetti. Non so mica vole, non so canzone. Quasi tutte le settimane ci sono concorsi, diamme, mostre di imprese in pieno sviluppo. La settimana scorsa, il festival Creazione ha accolto decine di giovani capi d'impresa in un dominio di l'arte e di agricoltura. In un campo dell'urbanismo, un concorso Hyperloop ha premiato un'impresa corsa. Sabato si tenerà un Fab Fiera all'università con 40 tegli e workshops. Guillermane accoglierà artigiani ai scontri di Ebieve. E questa a Gorsica d'Odie. I nostri giovani sono più che mai arraigati a Zodera, ma con i Zootti e dall'alto di Oso Gerbello non sono mica intimoriti di misurarsi e di combattere con l'altro. La mondializzazione è un fatto, non è mica un'ideologia. Se un femmo un'onda, i pericoli che la porta possono crescere e rompidure sociali e territoriali, possono crescere e beurre di noi. Ma, credo sinceramente, la nostra azione politica può contribuire a far che la mondializzazione fosse felice per via di tante opportunità che la ci porta e che lo potremmo valorizzare. Patto e condizione di rispettare gli equilibri, di proteggere l'uomo e onne in suo lavoro, la sua salute, il suo diritto permanente alla cultura e all'educazione. Cari colleghi, cari colleghi, entriamo oramai in un mondo nuovo, ci tocca fare tutti insieme, che lo sia sempre più buono per le generazioni a bene. E vi ringrazio. Bon, nous allons donc président, interrompre. Un mot, si vous m'y autorisez. Oui, bien sûr, monsieur le président du Conseil exécutif.